lanciarsi da un aereo è una delle cose più sicure che si possano fare, sempre che sia effettuata seguendo la procedura corretta. Quando la luce rossa diventa verde, salta. Segui chi è davanti a te. Non fermarti. Non pensare. Vai, 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 vai! Si apre automaticamente. Il paracadute è progettato per farti atterrare diritto. Se sei diretto verso un ostacolo, puoi muovere le bretelle per spostarti. Portati verso uno spiazzo e cerca il fumo verde. Sai perché cerchiamo il fumo verde? Perché lo dice la procedura. Vai, 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 vai! Principianti e civili sbagliano l'atterraggio. E tu non sei un principiante, vero? Aprendo il paracadute al massimo potrai controllare la zona d'atterraggio e il tuo atterraggio sarà più facile. Se sei diretto verso un pericolo, regola la traiettoria cercando di ammorbidire l'atterraggio. In questo modo sarai subito pronto per la battaglia. Mi ricevi? Forza, 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 forza! Travers! Travers! Attenzione! Silenzio! La nostra missione è qui in Sicilia, nel villaggio di Adanti. S2 ha segnalato 4 postazioni di AA nemici nel villaggio. Il primo è situato a ovest, in un settore che da questo momento chiameremo Case sulla Collina. Il secondo si trova poco oltre l'accesso nord-est che conduce fuori dal villaggio. Gli ultimi due sono ben protetti sul tetto della residenza del sindaco, trasformata di recente in un posto di comando nemico. Questi sono i dati più recenti sulla zona d'atterraggio. In rosso sono indicate le aree con maggior concentrazione di nemici. A meno che non vogliate vincere la guerra da soli, vi suggerisco di evitarle a ogni costo e optare invece per le zone indicate in verde. Ci muoveremo tra 2 ore. Riposo. Avvisa il comandante che ci siamo riusciti. Signore, il sergente Setzer richiede rinforzi. Subito! Cazzo. Siamo già alle strette così. Ok, tu e Travers andate, io resterò qui. Non sopporto più Setzer. Fate! Granata! Yeah!
quale rapporto? Cosa dovrei dirgli? Digli che abbiamo incontrato il nemico e perso il contatto con la squadra dei Cecchini. E porta altri rinforzi. Cosa stai aspettando? Vai! Tu, Travis, tu combatti con noi. Vedi quei soldati in su. Quelli sono tedeschi, loro sanno come combattere. Sono furbi. Fai attenzione, dobbiamo trovare la squadra dei Cecchini. Era ora che arrivasse qualcuno. Stai lontano da quella finestra. C'è un cecchino da quella parte. Ha fatto fuori Harding qui. Pensa di averci presi entrambi. Stava chiedendo rinforzi alla radio. Devi tentare il tiro. Prendi lo Springfield di Harding. Dannazione, c'è riuscito. I tedeschi stanno avanzando per riprendere la città. Colonnello Scott Webb, ufficiale in comando. Questo è il rapporto post-operativo dell'82esima divisione aviotrasportata. 11 luglio 1943. Atterrati alle ore 22:30 sotto pesante fuoco nemico, le truppe paracadutate hanno distrutto tutte le postazioni nemiche AAA all'interno e nei pressi di Adanti. Il villaggio e i suoi dintorni sono sotto controllo. Il nemico si sta ritirando verso nord. Questa operazione, la prima per la nostra divisione, è stata decisiva. Ma ci è costata cara. La guerra è iniziata. Signori, sono sorpreso quanto voi di essere qui. Il nostro supporto all'invasione in Italia non era previsto, ma dopo essersi imbarcati in quella che sembrava una facile vittoria, gli uomini del generale Clark hanno dovuto subire il contrattacco nemico e hanno avuto ingenti perdite. I tedeschi hanno arretrato la linea di rifornimenti lungo la costiera amalfitana, creando basi per supportare gli attacchi. La base più importante è situata qui, vicino al sito archeologico di Pestum, fuori Salerno. I tedeschi sono nascosti e ben protetti tra le rovine. Dobbiamo smantellare la loro base pezzo a pezzo. Un centro di comunicazioni nemico è situato a sud. Colpite velocemente. A nord si trova un deposito mezzi. Sabotate tutti i rifornimenti di carburante. Infine abbiamo saputo che il nemico ha un deposito di munizioni nascosto da qualche parte tra gli scavi. Trovatelo e distruggetelo. Ok, potete andare. Ottimo lavoro! Ora fuori da qui! Da dove salta fuori questo? Weiter Feuer! Lass mich locker! Feuer frei! Keine Gefangenen! Siamo in minoranza! State tutti giù! Teniamoli lontani! Ecco il nostro obiettivo. Travers, eh? Abbiamo raggiunto ieri la spiaggia. Il generale Clark ha inviato me e i miei uomini per segnalare la posizione degli 88. I War Hawk sono pronti per un'incursione aerea. Voi avieri sapete come si combatte. Volete unirvi a noi? Attenzione! Vi assicuro che sarà divertente. Muoviamoci! Thank you.
Colonnello Scott Webb, ufficiale in comando. Questo è il rapporto post-operativo dell'operazione Avalanche, 13 settembre 1943. Le truppe aviotrasportate si sono raggruppate e messe in viaggio in 45 minuti. Atterrate nell'area nemica, hanno smantellato deposito di carburante, centro comunicazioni e materiali, collaborando poi alla neutralizzazione dell'artiglieria nemica. L'operazione è da considerarsi un successo. Roma è ormai a portata. I tedeschi si ritirano verso nord. È il momento di ripassare un po' di francese. 30 minuti fa 6.000 navi inglesi e americane sono salpate dall'Inghilterra in direzione Francia. Questa è la Normandia, la prossima tappa nella liberazione dell'Europa da parte degli alleati. Alle 6 gli uomini del generale Barton sbarcheranno su piccole imbarcazioni senza copertura. La loro sopravvivenza dipende da voi. La marina non può fornire fuoco di copertura per lo sbarco fino a quando le batterie di artiglieria tedesche sono in funzione. L'artiglieria riceve le coordinate di fuoco da una rete di fortificazioni interne e da una torre di rilevamento. Interrompiamo le comunicazioni nemiche distruggendo questa antenna radio. Dobbiamo anche bloccare la loro torre di rilevamento. Senza occhi e orecchie il nemico non avrà possibilità. Secondo S2 e S3 incontreremo mezzi corazzati nemici. È per questo che lanceremo casse di M18 vicino al punto di lancio. Aviotrasportata, state per giocare un ruolo fondamentale nella caduta del nemico. Buona fortuna. Sarà la marina a prendersi il merito dell'uccisione. È un ufficiale. Dobbiamo raggiungere quelle case matte prima che altri uomini arrivino alla spiaggia. Avanzeremo sfruttando i ripari. Le faremo fuori una alla volta. Cosa? È lì che scendiamo, nelle trincee. Certo che andiamo, siamo l'avio trasportato. Colonnello Scott Webb, ufficiale in comando. Questo è il rapporto post-operativo dell'operazione Neptune, 6 giugno 1944. Atterrati dietro le linee nemiche all'alba, abbiamo subito ingenti perdite, eliminando però tutti gli obiettivi. Preso il controllo della batteria principale, ci siamo diretti verso Utah, ripulendo tutte le postazioni nemiche. Le truppe alleate stanno penetrando dalla spiaggia. Non ho dubbi che la storia si ricorderà della divisione aviotrasportata. I loro atti di coraggio saranno narrati per generazioni. Aviotrasportata, ascoltatemi. Ora procederemo con il colpo del KO. In caso di vittoria, potremo essere a casa per Natale. Ora fate attenzione. L'operazione Market Garden richiede alle truppe aviotrasportate di prendere il controllo di diversi ponti sulla via per Arnhem. È un piano rischioso in cui è richiesto che tutto funzioni alla perfezione. Il ponte è nella città di Nijmegen. Prendiamo il controllo prima della città, poi del ponte.
I tedeschi distruggeranno il ponte piuttosto che lasciarlo a noi, quindi dobbiamo trovare e disinnescare tutti gli esplosivi. Malgrado i bombardamenti alleati, il nemico continua ad operare con unità corazzate. Eliminate qualsiasi minaccia in questo settore. Sarete paracadutati in territorio sotto controllo nemico. Guardatevi le spalle, questo è tutto. Ufficiale in comando. Questo è il rapporto post-operativo dell'operazione Market Garden, 17 settembre 1944. È stato il nostro primo salto alla luce del giorno, per questo abbiamo subito ingenti perdite. La nostra compagnia ha portato a termine tutti gli obiettivi con coraggio, prendendo il controllo del ponte di Nijmegen e permettendo alle unità corazzate di avanzare verso Arles. Il capitano Campana mi ha comunicato che durante il combattimento il soldato scelto Boyd Travers si è distinto, dimostrando grande freddezza sotto il fuoco nemico. Per questo motivo ho promosso Travers da soldato scelto a caporale. Dovrebbero esserci più soldati come il caporale Travers. Questa è l'operazione Varsity. Stiamo finalmente arrivando in Germania. Il nemico sta per crollare, ma questo non vuol dire che sia debole. Ecco il punto d'atterraggio. L'aviazione ha bombardato a tappeto la zona industriale per settimane, ma c'è ancora molto equipaggiamento integro. Questa è una fabbrica di assemblaggio Panzer. La resistenza locale indica la presenza di un cannone. Se lo trovate, sapete cosa fare. Il nemico ha diversi carri armati da inviare in prima linea. Non fateli uscire dal deposito treni. Questo impianto chimico produce esplosivi per munizioni contraeree. Crediamo che ci sia un magazzino di munizioni nel seminterrato. Trovatelo e distruggetelo. Questa missione è semplice. Se vi può sparare o può essere sparato contro di voi, distruggetelo. Disperdetevi! Cercate riparo! Pronti a sparare!
cos'è quello? Vernichtete! Colonnello Scott Webb, ufficiale in comando. Questo è il rapporto post-operativo dell'operazione Varsity, 25 marzo 1945. Atterrati nei pressi della zona designata, abbiamo raggiunto numerosi obiettivi, distruggendo carri armati, rifornimenti e un cannone nemico. Il fuoco dei cecchini era incessante. È stato fermato solo grazie a tattiche attendiste e attacchi di precisione. La nostra compagnia ha subito ingenti perdite quando un Panzerzug ha portato truppe scelte nemiche. Dobbiamo vincere. E in fretta. Bene, ragazzi. Due giorni fa gli alleati hanno avviato l'operazione Varsity. Fino a questo momento abbiamo battuto il nemico a ogni sortita. Ma c'è un obiettivo che ancora non siamo riusciti a far cadere. Il nostro obiettivo, questa mostruosità denominata Flakturme. È una piccola città, l'ultimo bastione di difesa nemico. I nostri bombardieri non sono stati in grado di distruggerla dal cielo. Prima dobbiamo neutralizzare le sue difese. Sono presenti sul tetto diverse postazioni AA. Tutti i cannoni devono essere distrutti. Le truppe corazzate nemiche pattugliano gli ingressi. Una volta preso il controllo della zona, entrate e scoprite come farla a pezzi. Stiamo inviando squadre di ingegneri insieme alle truppe d'assalto. Il loro compito sarà di piazzare gli esplosivi una volta ripulita la torre. Voi dovrete fornire ogni tipo di assistenza. A parte questo, dovrete agire sul momento. Questa missione sarà la prova definitiva del vostro coraggio e delle vostre capacità. Non ho mai visto l'aviazione mollare. Non voglio che accada ora. Ci vediamo tutti a casa. Potete andare. Mi serve altro compa B! Travers, come ai vecchi tempi, eh? Pronto, signore! Controlla i fili due volte e poi ancora. Signor sì! Quella fognatura è la nostra via d'uscita. Quando Wirt avrà finito di controllare i fili, un'unità di artificieri farà saltare in aria questa roba. Esplode! Nelle fognature! Avanti! Colonnello Scott Webb, rapporto post-operativo 27 marzo 1945. La guerra è finita. La grande potenza tedesca è solo un ricordo ormai. Sono convinto che l'America abbia trionfato grazie alla tenacia, alla capacità e al coraggio dell'aviotrasportata. Per la devozione e il supremo spirito di sacrificio dimostrati da questi soldati, sono orgoglioso e onorato di far parte dell'aviotrasportata.
Vostra moglie non ha di che sfamarlo. È questo l'uomo per cui volete combattere? Ora basta! Non credete alla logica capitalista di Roosevelt! Chiedetevi cosa vuole Roosevelt! Volete davvero morire per lui? God bless the country. God bless America.